Locali del Professional Show Sil Volley in maglia bianca, allenati da Luciano Sturam e Paolo Filippi, schierano Giacomo Sellame alzatore, Alessandro Bellini opposto, Alberto Bellini e Marco De Palo schiacciatori, il capitano Omar Squizzato e Nicola Campagnaro centrali, Dennis Geremia libero. Gli ospiti del Look Generation Schio, in divisa nero-verde, guidati da Massimo Bernardi e Carlo Recker, giocano col capitano Erardo Meggiolaro alzatore, Nicola Puaro opposto, Mirko Folladore e Giovanni Bertelle schiacciatori, Enrico Greggio e David Modnichi centrali, Manuel Trentin libero. In apertura la recezione di Schio manifesta qualche problema a vantaggio dei locali che si portano avanti sul 5-2, allungando sul 9-4 grazie al punto in attacco di Alessandro Bellini e a due muri vincenti su Folladore, sommati agli errori degli ospiti che pagano l'avvio in sordina del forte opposto Puar. Bertella e Folladore provano a rianimare l'attacco nero-verde, ma il Sil Volley sbaglia poco e risponde con le bordate di Alessandro e Alberto Bellini e coi micidiali primi tempi di Campagnaro e Squizzato, incrementando il gap sul 20-11. Riccardo Boschetti sostituisce lo spento Puar. Il Sil Volley insiste nella sua azione con l'ace di De Palo. Poi il primo tempo vincente di Nicola Campagnaro chiude il primo set su 25-16 per i locali. Avvio della ripresa equilibrato. Schio aumenta l'efficacia del proprio servizio prendendosi dei rischi che danno i frutti sperati. Meggiolaro distribuisce sapientemente il gioco innescando bene i centrali e le bande. Il Sil Volley fatica, restando agganciato ai vicentini fino al 10 pari grazie alla regolarità di De Palo e Alberto Bellini, ma gli ospiti murano Squizzato e Alessandro Bellini. I locali mandano fuori due attacchi e sbagliano in ricezione venendo staccati sul 15-10. Un blackout della ricezione nero-verde avvicina Sil Volley sul 18-15, ma Boschetti martella da posto 2. Poi un attacco errato di Campagnaro riporta Schio a più 4 su 22-18. Vibrante il finale del secondo set. Campagnaro si riscatta inchiodando a terra un primo tempo. Un potente contrattacco di Alberto Bellini e una doppia di Meggiolaro spingono i locali sul 22-21. Ma Schio replica con Bertelle e Boschetti, conquistando il secondo parziale per 25-22 col muro vincente di Greggio su Alessandro Bellini. Il Sil Volley riparte forte portandosi al comando sul 6-1 con l'insidiosa battuta in jump float di De Palo. Ma Schio, con mestiere, spezza il ritmo ai locali che sbagliano troppo facendosi rimontare sul 12 pari con due splendidi ace sul servizio in salto di Folladore. I neroverdi limitano gli errori colpendo più volte coi centrali ben serviti da Meggiolaro e si portano avanti sul 20-17 grazie a un filotto di conclusioni errate del Sil Volley. Stefano Rossetto subentra ad Alessandro Bellini in difficoltà. L'ottimo Campagnaro con un attacco e due muri vincenti risolleva i padovani sul 21 pari. Milo Zanardo rileva Osellame. La mossa di Sturam è azzeccata, dato che due splendidi muri dell'alzatore numero 5 su Bertelle chiudono il terzo set su 25-22 per il Sil Volley. Il Sil Volley mantiene l'iniziativa nelle battute iniziali della quarta frazione, avvantaggiandosi sull'8-4 con le azioni vincenti di Alessandro Bellini, rinvigorito dalla breve sosta in panchina. Modnichi e Boschetti innescano la veemente rimonta dei vicentini, che rientrano sull'11 pari. Si prosegue col punto a punto fino al 18 pari, quando i locali sfruttano un passaggio a vuoto in attacco degli ospiti, guadagnando un mini break di vantaggio sul 20-18. Meggiolaro perde la calma, innervosito da alcune decisioni arbitrali avverse e dalla munizione subita in precedenza. Boschetti manda fuori un diagonale. Trentin è sorpreso dalla battuta di Squizzato. I padovani volano sul 24-20. Tutto fa pensare di essere giunti alla fine, ma il Sil Volley riesce a complicarsi la vita. Non chiude due attacchi e sbaglia in contrattacco con Alberto Bellini, vedendosi annullare tre match point. Finale al calor bianco. Il direttore di gara non rileva l'invasione del muro padovano. De Palo respinge il pallone nel campo di Schio, che contesta fortemente ma inutilmente la decisione arbitrale, e il Sil Volley vince di stretta misura il quarto set e l'incontro. Direi che abbiamo giocato alla pari di tutta la partita, se non qualche volta siamo stati sopra, poi purtroppo gli arbitri hanno viziato un po' questo risultato con delle decisioni decisamente contrarie solo a noi e non alla squadra locale, e purtroppo la partita è andata così come è andata. Noi siamo molto soddisfatti del nostro campionato, anche perché gli obiettivi all'inizio stagione erano di salvarci con tutta tranquillità, arrivare nelle prime sette. Ci siamo riusciti e
penso che sia una stagione da incorniciare. Ora dovremmo pensare al nostro futuro, è chiaro che abbiamo alcuni mesi davanti per lavorare, vediamo la riconferma degli sponsor, tra cui la Look Generation, che è un marchio che di argento e oro bianco che opera sul mercato italiano e americano, e vedremo di inserire qualche altro marchio. Questa sera abbiamo vinto al di là dei nostri meriti, abbiamo raccolto di più di quello che abbiamo seminato durante la partita e il finale è stato rocambolesco. I nostri avversari hanno sicuramente ragione a lamentarsi per come c'è stato l'epilogo di questa partita. Ciò nonostante abbiamo a tratti lottato, mi è piaciuto soprattutto l'atteggiamento che hanno avuto i ragazzi della panchina, che quando sono stati chiamati in causa sono stati produttivi e disponibili e hanno fatto dei break importanti soprattutto nel terzo set. Il campionato è ottimo quest'anno, ci stiamo divertendo, non avevamo ambizioni anche perché dopo il primo anno di B1 ci siamo andati in campo per divertirci, all'inizio l'obiettivo era la salvezza ma sta arrivando qualcosa di più. Tutto quello che viene sicuramente è un premio. Altri tre punti importanti per questa lotta ai play-off che penso nessuno si sarebbe aspettato a inizio anno. Ovviamente siamo tutti felici e dopo il gioco dice anche quello, il nostro stato d'animo qual è. Adesso siamo alla fine e vediamo chi tra noi, Cantù e Olbia, sarà in grado di tenere fino alla fine per riuscire a fare questi play-off. Noi ci siamo, adesso speriamo che con queste ultime trasferte tra Cagliari e poi a Bergamo ci portino qualcosa, noi ce la metteremo tutta. Poche scelte, ben motivate, un organico che già proveniva dall'anno scorso, per cui una scelta e una decisione di lavorare nel piccolo, motivato anche da spese economiche non eccessive che si potevano compiere all'inizio stagione, ma che hanno dato e stanno dando dei frutti enormi e veramente decisivi. Una ricetta perché un direttore sportivo riesca a fare delle scelte mirate, oculate in questa stagione non c'è, diciamo che ci vuole molta fortuna, una grande collaborazione di vedute tra tecnico, società e chi deve entrare a fare scelte decisive per l'inizio del campionato. E poi sperare. Quest'anno noi ci sta andando tutto bene, e siamo ancora in una fase ben calda di stagione, vedremo in che punto finirà.